Ciao Vivians, in questo video vi parlerò della storia del radio e del perché era considerato salutare. Il radio, dal latino radius, raggio, fu scoperto da Marie Curie e da suo marito Pierre nel 1898, nell'uranite o pechblenda della Boemia settentrionale. Studiando la pechblenda, i Curie rimossero l'uranio e scoprirono che il materiale restante era ancora radioattivo. Il radio è un prodotto di decadimento dell'uranio ed è perciò reperibile in tutti i minerali che ne contengono. A parità di massa, la radioattività emessa dal radio è oltre un milione di volte più intensa di quella dell'uranio. Ma ora vediamo perché il radio era considerato salutare. La storia del radio è legata a quella dei raggi X. Nel 1895 Wilhelm Conrad Röntgen scoprì i raggi X e durante le prime applicazioni e indagini scientifiche gli sperimentatori notarono che una prolungata esposizione ai raggi X provocava infiammazioni e più raramente danni ai tessuti della pelle. Si pensò così di utilizzarli nel trattamento delle malattie. L'area malata veniva irradiata, distrutta e rimossa o assorbita. I raggi X venivano usati per curare carcinomi, malattie infiammatorie della pelle come eczema e acne, affezioni maligne della pelle come il lupus eritematoso e l'epitelioma. Venivano usati anche per rimuovere i peli superflui o i follicoli piliferi che provocavano problemi alla pelle. Erano usati anche nella cura dell'epilessia e per le presunte proprietà battericide le radiazioni vennero proposte contro infezioni come la tubercolosi. Il nuovo trattamento creò un tale entusiasmo che le pubblicazioni sugli effetti terapeutici dei raggi X spesso erano esagerate. Le relazioni sui casi in cui il trattamento aveva peggiorato le condizioni di alcuni pazienti furono ignorate a favore di un ottimismo speranzoso. Nel febbraio 1921, per esempio, il dottor Charles Davis di Chicago scriveva sull'American Journal of Clinical Medicine: «La radioattività è l'essenza stessa della vita, previene la pazzia, stimola le emozioni nobili, ritarda la vecchiaia e crea una splendida, lieta vita giovanile». Henry Pifford definì questi medici maniaci delle radiazioni o radiografters, innestatori del radio. Fu dimostrato che i raggi X costituivano una cura solo per certi tipi di epitelioma basocellulare, ma era del tutto inefficace nel trattamento del cancro maligno, rivelandosi una non valida alternativa alla chirurgia. In molti casi il cancro ricompariva dopo un certo periodo di tempo dal trattamento. Esperimenti con i raggi X sulla tubercolosi polmonare si rivelarono inutili e se la comunità medica aveva perso la speranza nella validità della terapia con i raggi X, il pubblico la considerava sempre più come un tipo di trattamento pericoloso. Tutto ciò sfociò in un periodo di pessimismo riguardo all'uso dei raggi X, che durò dal 1905 fino al 1912 circa. Ma intanto era stato scoperto un nuovo elemento che emanava anch'esso radiazioni, il radio appunto, e che a differenza dei raggi X poteva essere applicato in una moltitudine di modi e poteva essere utilizzato sui tessuti in modo più preciso. Si pensò così di usarlo per trattare i disturbi che non erano adeguatamente curati dai raggi X. I medici osservarono che i raggi X e il radio avevano vantaggi diversi in differenti casi. Il radio era preferibile quando si desiderava una reazione localizzata, mentre si utilizzavano i raggi X nei casi in cui c'era necessità di trattare un'area più vasta. Gli effetti più significativi ottenuti con la radioterapia riguardavano il lupus eritematoso, crescite ulcerose e cheloidi, proprio perché il radio poteva essere applicato sui tessuti in modo più preciso dei raggi X. In alcuni casi era consigliata una terapia combinata di raggi X e radio. Per molte malattie della pelle, le ulcere venivano trattate con il radio, mentre le aree circostanti con i raggi X. Si riteneva infatti che si avrebbe avuto un effetto positivo anche sul sistema linfatico. Bisogna anche ricordare il ruolo che ebbe l'endocrinologia nella storia del radio. L'endocrinologia studia il sistema ormonale e ha radici antiche, ma la parola ormone fa la sua comparsa solo nei primi del Novecento e nel 1921 venne scoperta l'insulina. Tra le nuove mode su cui verte l'attenzione pubblica degli anni 20 ci sono appunto la radioattività e l'endocrinologia. Le nuove scoperte indicavano che gli ormoni e l'insulina erano coinvolti nei processi che imbrigliano e ridistribuiscono l'energia nell'organismo. E la radioattività era la nuova forma di energia.
Si pensò così che la maggior parte delle malattie si potessero imputare a uno squilibrio ormonale e che piccole dosi di radioattività potessero essere la cura. I sali di radio venivano diluiti per essere ingeriti o iniettati per trattamenti sottocutanei o venivano applicati localmente sui tessuti malati. Potevano essere inseriti in un tubo di metallo per utilizzo esterno o interno, in posti come la bocca, il naso, l'esofago oppure direttamente dentro un tumore attraverso delle incisioni. Venivano anche utilizzate le emanazioni del radio, oggi chiamate radon. Potevano essere inalate per curare malattie polmonari e disturbi in tutto il corpo. Potevano essere condensate in sostanze come vaselina, glicerina, lanolina e applicate esternamente sulla parte malata. Anche il radon veniva inserito in tubi da usare esternamente o messo su applicatori per essere depositato nei tessuti utilizzando la corrente elettrica a bassa intensità. L'acqua naturalmente radioattiva. Ci fu anche un'altra scoperta che avvalorò la tesi sull'efficacia del radio. Si scoprì che le acque di molte rinomate sorgenti termali erano radioattive. La causa di questa radioattività era dovuta alla presenza di emanazioni di radio che erano prodotte dal radio presente nel suolo in cui scorrevano le acque. Nel 1904 la rivista scientifica Nature pubblicò uno studio sulla radioattività naturale di diverse acque minerali. Di conseguenza si dedusse che i benefici per la salute derivassero dalla radioattività. Un'idea portata avanti, come abbiamo visto, dalle dichiarazioni di numerosi medici. I danni causati dall'esposizione ad alte dosi di radioattività erano ben noti, ma i medici seguivano la scuola di pensiero secondo cui le radiazioni, somministrate in piccole quantità, mostravano al contrario proprietà curative e che gli effetti dannosi causati da dosi più consistenti sarebbero stati temporanei. L'esistenza di reazioni opposte a determinati stimoli a seconda della dose si chiama ormesi. Basse concentrazioni di sostanze chimiche, altrimenti tossiche, possono stimolare risposte protettive nell'organismo. L'ipotesi di un'ormesi da radiazione non è del tutto priva di basi ed è sostenuta da diversi studi di laboratorio anche al giorno d'oggi. Tuttavia vi è disaccordo su diversi aspetti della questione, tra cui il meccanismo di azione, le dosi di soglia e la variabilità della risposta a seconda delle condizioni di esposizione e del tipo di tessuto. È una linea di ricerca ormai impopolare che oggi di fatto è quasi arenata. Negli anni 20 però l'ormesi da radiazione era quasi considerata una verità assodata e in questo ambito si costruì un insieme di complesse speculazioni sui principi di funzionamento della radioattività a basse dosi. Il professor Boltwood, noto radiochimico, affermava che la radioattività trasporta energia elettrica nelle profondità del corpo e ivi sottopone i fluidi, i protoplasmi e i nuclei delle cellule a un bombardamento immediato di esplosioni di atomi elettrici, causando l'eliminazione dei prodotti di scarto. Prendendo spunto da questo, si consigliò ai pazienti di immergere dei preparati di sali di radio nell'acqua mentre facevano il bagno. In questo modo potevano effettuare il trattamento a casa. I bagni di radio furono usati sperimentalmente per trattare l'artrite, la gotta e nevralgie. In effetti, all'inizio, questi trattamenti facevano sentire le persone più energiche, perché uno dei primi effetti sul corpo era quello di stimolare i globuli rossi, ma queste sensazioni fugaci di salute, bellezza e vitalità venivano poi pagate a carissimo prezzo. La vendita dei prodotti radioattivi. Oltre all'utilizzo medico, il radio iniziò ad essere sfruttato anche in ambito commerciale, soprattutto dal 1913. In quel tempo, infatti, erano stati scoperti metodi più efficaci per estrarre il radio dall'uranite ed era decollata l'estrazione mineraria del radio. Le sostanze radioattive, considerate naturali, eludevano le norme di sicurezza applicate ai farmaci. Del resto, all'epoca gli enti regolatori come l'American Food and Drugs Administration avevano ben poco potere effettivo. Questo favorì la nascita di un mercato di dispositivi e prodotti che fungessero da fonti di radioattività anche per coloro che non potevano recarsi alle sorgenti termali. La prima idea fu quella di imbottigliare l'acqua delle sorgenti e venderla nelle città, ma c'era un problema. La radioattività a cui veniva attribuito il potere curativo dell'acqua termale non durava a lungo lontano dalle sorgenti. Questo perché l'elemento radioattivo disciolto in quelle acque era il radon, un gas nobile prodotto dal decadimento del radio e che a sua volta decade in un tempo molto rapido. Ogni 4 giorni circa la quantità di radon contenuta nell'acqua si dimezzava e nelle 3 settimane necessarie per imbottigliare e trasportare l'acqua dalle terme ai negozi la sua concentrazione diventava trascurabile. Si decise così di ovviare a questo inconveniente in due modi.
inventando dispositivi casalinghi che ricaricassero l'acqua con una dose fresca di radioattività, o creare prodotti da banco come creme, dentifrici, pillole, pozioni, in cui dissolvere direttamente il radio, il cui tempo di decadimento è molto più lungo, 1600 anni. Uno dei dispositivi per caricare l'acqua di radioattività era il Revigator della Bailey Radium Laboratories. Il Revigator era una giara di ceramica rivestita da carnotite, un minerale contenente uranio, che decadendo produceva il radio e successivamente il radon. Riempendo la giara d'acqua o di altre bevande, il radon passava in infusione rendendole radioattive. Studi successivi dimostrarono che più che dal radon, il pericolo di intossicazione proveniva da altri elementi presenti nella struttura della giara, come vanadio, arsenico e uranio. La pubblicità diceva: riempi il barattolo ogni notte, bevi liberamente quando hai sete e al momento di alzarsi e di coricarsi, circa 6 o più bicchieri al giorno. La stessa azienda produceva anche il Radio Endocrinator, una tavoletta d'oro contenente carta impregnata di radio e incastonata in una custodia di finta pelle e velluto, da indossare tramite una cinghia adattabile nei pressi della ghiandola di interesse, tiroide, surrenali, ovaie o testicoli, con un adattatore speciale per lo scroto. Ma il massimo successo i laboratori Bailey lo ebbero con il Raditor, inventato nel 1918, due isotopi del radio disciolti in mezza oncia di acqua distillata che promettevano di curare oltre 150 malattie, tra virgolette, endocrinologiche, tra cui la debolezza e l'impotenza. Il Raditor rese Bailey un uomo ricco. L'elenco dei prodotti a radio è veramente lunghissimo: burro, acqua minerale, sigarette, bevande, cosmetici, lozioni per capelli, cuscini, tappetini, fermacarte e fibbie e addirittura lana per neonati e giocattoli. Anche molte marche di dentifricio contenevano radio, perché si riteneva rendesse i denti più bianchi. Si credeva infatti che il radio fosse in grado di eliminare i batteri nella bocca. Esistevano anche lenti a radio, il Daniens Radioactive Eye Applicator, che fu venduto come trattamento per la miopia, l'ipermetropia, la presbiopia e l'eterofobia. Esistevano anche integratori per le sigarette a radio. Pillole e compresse radioattive erano commercializzate dalle aziende per il trattamento delle malattie più varie. In Italia il fenomeno fu molto ridotto, limitato al consumo di acque minerali naturalmente radioattive. Presto le autorità sanitarie si preoccuparono che il pubblico non finisse nelle mani di ciarlatani, perché a causa dell'elevato costo di estrazione, soltanto quantità minime di radio erano aggiunte ai sali da bagno, alle acque termali e ai fanghi, e per questo motivo la loro efficacia era messa in discussione. Motivo per cui l'American Medical Association cominciò a effettuare dei controlli e a rimuovere dal mercato tutti i prodotti che non garantissero effettivamente la radioattività pubblicizzata. Gli emanatori candidati ad ottenere l'approvazione dell'MAA dovevano generare più di 2 microcurie di radon al litro d'acqua in un tempo di 24 ore. La maggior parte dei dispositivi sul mercato, incluso il Revigator, non entravano negli standard. Per fortuna, direi. Alla luce delle presunte proprietà curative della radioattività, fu aperta anche una spa a Joachimsthal, il luogo in cui Madame Curie raccolse alcuni dei suoi originali campioni di radio dalle acque termali. Furono costruite delle sale di inalazione del radon, dove dei tubi d'aria portavano su il gas raccolto in una cisterna posta nel seminterrato. Il cliente avrebbe poi respirato il gas attraverso un dispositivo di inalazione. Furono anche costruiti dei bagni, che erano a loro volta irradiati, e dell'aria irradiata era anche filtrata attraverso una pipa per inalazioni. Questo tipo di trattamento fu chiamato emanoterapia. La preoccupazione per la salute pubblica. Un uso ampiamente diffuso del radio in ambito medico cessò quando si scoprì che il livello di sopportazione fisica era minore di quanto ci si aspettasse e che l'esposizione alla radiazione provocava nella cellula danni a lungo termine, come il carcinoma, che poteva manifestarsi anche 40 anni dopo l'inizio del trattamento. Le radiazioni oggi sono utilizzate come trattamento per il cancro in radioterapia e vengono applicate seguendo rigide norme di radioprotezione. Negli USA la preoccupazione riguardo all'uso diffuso del radio fu portata alla luce dal senatore della California John Works all'inizio del 1915.
In un discorso informale citò delle lettere di alcuni medici che chiedevano informazioni sull'efficacia dei prodotti che venivano commercializzati. Sottolineò che la radiazione aveva spesso l'effetto di peggiorare il cancro, anziché curarlo, e molti medici credevano che l'idea che il radio potesse essere usato per curare i tumori fosse una delusione, a quel punto dello sviluppo della terapia, e gli effetti dell'acqua contenente radio non erano dimostrati. I sintomi progredivano anche molto tempo dopo che l'esposizione al radio era terminata. Le persone perdevano i denti, avevano fratture spontanee, necrosi del tessuto osseo e altri danni a carico del midollo osseo, dei reni e del fegato. Il radio si accumulava nell'organismo, specialmente nelle ossa, in quanto è chimicamente simile al calcio. Le particelle alfa emesse dal radio accumulato, pur arrestandosi in pochi milionesimi di millimetro, sono in grado di ionizzare i tessuti circostanti, inducendo talvolta mutazioni genetiche che portano al cancro o alla morte cellulare. Un decesso che cambiò le cose. Dopo il caso delle Radium Girls, se non avete visto il video ve lo metto qui sopra, ci fu un altro caso che fece scalpore e soprattutto che fece prendere seriamente il problema delle automedicazioni con il radio. L'imprenditore e campione di golf Eben Byers nel 1927 cadde dalla cuccetta di un vagone letto e si infortunò al braccio. Nelle settimane successive il dolore non migliorò e condizionava le sue attività. Uno dei medici a cui si rivolse gli consigliò la cura miracolosa del Raditor. Sentendosi improvvisamente rinvigorito, Byers cominciò a consumarne 3 boccette al giorno. Ne decantò appassionatamente le lodi con amici e amanti e arrivò a somministrarlo anche ai suoi cavalli da corsa. Si calcola che ne consumò 1400 boccette dal 1928 all'ottobre del 1930, quando tornò dal medico lamentando una perdita di vigore e una serie di dolori alla testa e ai denti. Denti che a breve cominciarono a cadere. Nel frattempo il radiologo Joseph Steiner notò delle similitudini tra i danni subiti da Byers e quelli delle Radium Girls. Il corpo di Byers stava andando in pezzi per massiccia intossicazione da radio. All'inizio Byers non volle accettare questo verdetto, ma nell'anno successivo le sue condizioni precipitarono. Nel settembre del 1931 la Federal Trade Commission aprì un'indagine e chiese a Byers di testimoniare. L'avvocato andò a visitarlo nella sua tenuta perché non poteva più muoversi. Un ascesso cerebrale gli aveva reso difficile la parola. L'intera mascella e maggior parte della mandibola erano state asportate. Tutto il restante tessuto osseo del suo corpo si stava lentamente disintegrando e nel suo cranio si stavano formando ascessi. Byers morì di collasso multiorgano il 31 marzo successivo. A dicembre la Federal Trade Commission aveva imposto a Bailey di cessare inderogabilmente la produzione e la pubblicità di rimedi o dispositivi radioattivi. Con la morte di Byers, peraltro, la Food and Drugs Administration otterrà un maggior potere regolatore su medicinali e dispositivi medici, stabilendo il presupposto che ogni medicina, incluse quelle naturali o da banco, è dannosa fino a prova contraria. Le analisi effettuate sui resti di Eben Byers dimostrarono che il suo corpo fu esposto a dosi di radiazione di gran lunga superiori a quelle ricevute da qualunque altro umano di cui si abbia notizia. Bailey sopravvisse fino all'età di 64 anni, quando morì di cancro alla vescica, nonostante avesse sempre negato che il Raditor fosse nocivo, adducendo la propria buona salute come dimostrazione. L'esumazione e l'analisi delle sue ossa 20 anni dopo la morte dimostrarono la presenza di alti livelli di radioattività e di gravi danni da radiazioni. Le vendite di prodotti radioattivi collassarono con la morte di Byers, anche a causa della Grande Depressione, ma non si esaurirono del tutto. In Francia, il dottor Alfred Curie, che non era imparentato con i Curie, ma non si premurò mai di precisarlo, brevettò il marchio Toradia, a cui apparteneva una linea di prodotti di bellezza contenenti sali di torio e radio, creme per il viso, polveri, balsami, saponi, dentifrici, compresse per l'igiene intima. Il lancio avvenne nel 1933, dopo la morte di Byers, e i prodotti Toradia rimasero molto popolari fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando l'immagine della radioattività venne intaccata dal bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki.
nel 1933 il fisico Robley Evans fece le prime misurazioni del radon esalato e della secrezione di radio da parte di un ex produttore di quadranti di orologio. E nel 1941 fu fissato il livello di tolleranza da radio a 0,1 microcurie. Ma il fascino dei prodotti radioattivi non venne fermato neanche dalle bombe. Risalgono agli anni 50 e 60 i cuscinetti curativi Gramaze Uranium Comforter e Cosmos Radioactive Pad, il ricaricatore d'acqua Gable Ionic Charger per alleviare l'irritabilità nervosa e il portasigarette radioattivo Lifestone, che conteneva una piccola quantità di radio in grado, secondo i produttori, di mitigare gli effetti negativi del fumo. Nel 1985 fu commercializzata la Endless, una marca di deodoranti per frigoriferi a base di monazite, un minerale contenente torio, anch'esso radioattivo. Nel 2005 il Giappone assistette alla diffusione di numerosi articoli contenenti piccole quantità di torio, carte della salute, cilindretti ionizzanti per l'acqua, deodoranti per l'auto, fasce articolari, sottobicchieri e un'intera linea di prodotti per la cucina in ceramica. Ancora oggi, se vi trovate in Montana, esistono ben due località che offrono percorsi terapeutici in ex miniere riadattate a centri benessere, rinomate per le alte concentrazioni di radon nell'aria e nell'acqua. Il radon di per sé non è rischioso, poiché essendo un gas inerte non si lega ai tessuti. Tuttavia, nelle 3 ore circa in cui rimane nel nostro organismo, dopo essere stato inalato, una frazione di radon decade in polonio e bismuto, altri due elementi radioattivi che si depositano nell'organismo ed emettono particelle alfa, con danni a carico soprattutto dei polmoni. Studi epidemiologici effettuati su decine di migliaia di minatori di diversi paesi hanno registrato un aumento del rischio per tutti i tipi di cancro al polmone. I proprietari delle miniere liquidano queste preoccupazioni come propaganda governativa. L'Agenzia di Salute Pubblica del Montana non incoraggia l'uso delle miniere a scopi terapeutici, ma lascia i visitatori liberi di frequentarle. I centri benessere offrono vari pacchetti di trattamenti che permettono ai clienti non solo di respirare il radon, ma anche di bere l'acqua radioattiva o di usarla come collirio. Ancora oggi vengono venduti anche online monili e altri prodotti che emanano radiazioni, dichiarando il principio di ormesi radioattiva come assolutamente salutare. Mi sono chiesta come questo fosse possibile e forse la risposta è che le radiazioni emesse da questi oggetti siano bassissime e insignificanti, ma comunque io non li acquisterei. State quindi attenti a ciò che comprate, diffidate dei prodotti miracolosi, rivolgetevi sempre al medico e acquistate prodotti curativi solo in farmacia. L'odierno pericolo del radon. Forse non tutti sanno che anche oggi il radon costituisce un pericolo. Concentrazioni di radon superiori ai livelli normali sono talvolta riscontrabili all'interno degli edifici. Questa particolare forma di inquinamento è da attribuire alla presenza di radon nelle rocce sottostanti gli edifici o negli stessi materiali usati per la costruzione. Per le abitazioni, nel 1990 la Comunità Europea ha indicato che al di sopra dei 400 becquerel al metro cubo è opportuno effettuare interventi di bonifica sugli edifici esistenti. Per gli edifici di nuova costruzione, invece, si raccomanda di non superare il valore di 200 becquerel al metro cubo. È stato valutato che più del 50% dell'intera dose di radiazioni ionizzanti ricevuta dalla popolazione nei paesi industrializzati è dovuta all'esposizione del radon in ambienti chiusi. Il radon si trova soprattutto nei locali a diretto contatto con il suolo, come cantine, scantinati, taverne, garage, perché il terreno è la fonte principale in cui questo gas abita. Ma c'è tuttavia la possibilità che arrivi a irradiarsi anche negli ambienti dei piani più alti. La situazione peggiora se le pavimentazioni e pareti a contatto con il suolo non sono adeguatamente isolate, ma vi sono fratture e fessure, tubature e canalizzazioni non ben sigillate, che andrebbero quindi controllate se si vive in una zona più a rischio. Il pericolo maggiore del gas radon è correlato all'inalazione. Ispirato in quantitativi in eccesso e per periodi prolungati, può infatti provocare seri danni alla salute, in particolare ai polmoni, qualificandosi come seconda causa di rischio per l'insorgenza di un tumore dopo il fumo. Questo significa che i fumatori che vivono a contatto con il radon corrono un rischio in più.
Difendersi dal radon è relativamente semplice, grazie alla sua volatilità, cioè alla sua capacità di disperdersi rapidamente e facilmente nell'aria. Per cui la prima prevenzione è la costante aerazione dei locali nei quali è riconosciuta la sua presenza. Gli effetti più dannosi del radon non sono però dovuti al radon in sé, bensì dai suoi prodotti di decadimento, cioè ad altri elementi radioattivi non gassosi generati dal radon, che attaccandosi al particolato atmosferico presente in ogni ambiente, entrano facilmente in profondità nell'apparato respiratorio, irraggiando in particolare le cellule dei bronchi. Stimare la presenza o la concentrazione di questo gas negli ambienti domestici o di uso quotidiano, come le scuole o i luoghi di lavoro, non è semplice poiché le concentrazioni possono variare sia da spazio a spazio, sia nel tempo, tra giorno e notte, estate e inverno e tra diverse condizioni meteorologiche. Perché la valutazione sia attendibile è necessario quindi procedere a una misurazione per un periodo prolungato di qualche mese almeno. L'ideale è procedere a una misurazione su base annuale con appositi strumenti, in grado di registrare le tracce delle radiazioni emesse proporzionali alla concentrazione del gas nell'ambiente. La recente direttiva europea fissa come limite, sia per le abitazioni che per i luoghi di lavoro, un valore medio annuale di 300 becquerel al metro cubo. Superato questo valore, occorre pensare a una bonifica. Anche se non è possibile eliminare del tutto il radon dagli ambienti in cui si vive, perché tracce di questo gas sono comunque sempre presenti anche nell'atmosfera libera, è però possibile ridurne la concentrazione al di sotto dei limiti di legge, attuando dei semplici interventi edilizi sulle abitazioni esistenti o adottando criteri anti-radon in stabili di nuova costruzione. Se il video vi è piaciuto ed è stato utile, lasciatemi un mi piace e un commento. Al prossimo video, ciao!